Significa un traguardo, siamo nel luogo più prestigioso e più significativo per questa città, il Castello Ursino, e questo per la Fondazione è già un grande arricchimento di curriculum e di passione e di amore. Gabriele Basilico era un sogno raggiunto grazie all'incontro, al reincontro tra il nostro direttore Carmelo Di Cosia e il mio incontro con Filippo Maggia, che ne è il curatore. E l'immediato collegamento che ho avuto con Giovanna Calvenzi al nostro primo incontro ha fatto il resto, e adesso siamo qui con questa mostra emozionale, ricca e appassionata, come secondo me era l'architetto Gabriele Basilico. Ideato dalla Fondazione OL grazie alla collaborazione appunto dell'archivio Basilico, dove abbiamo meravigliosamente scoperto delle fotografie inedite di Gabriele. È un progetto che ha fortemente a che fare con la mission culturale della Fondazione OL, cioè l'idea di mappatura sociale, economica, culturale dei territori. Quindi questo attingere all'archivio di fotografie inedite si lega perfettamente a un'idea di catalogare i territori, di catalogare i luoghi culturali del nostro territorio, in maniera tale da trarre una mappatura al presente del mondo, fondamentalmente. Territori Intermedi si presenta come una mostra che raccoglie una serie di fotografie inedite, in gran parte inedite, di Gabriele Basilico, di cui poi in catalogo abbiamo una selezione più ampia. In mostra ci sono circa 60 opere, nel libro in cui la mostra si riferisce sono più di 120. Perché inediti e perché l'importanza di questa mostra? È di fatto un lavoro che iniziamo con Gabriele parecchi anni fa. Io ho curato con lui un libretto simpatico, Paesaggi di viaggi, intorno alla metà degli anni 90, e poi Cityscapes, che raccoglieva un'ampia selezione di opere sue verso la fine degli anni 90. Lì iniziamo a ragionare su questa raccolta di opere che sono in un certo senso da una parte interlocutori all'interno della sua ricerca e della sua produzione, dall'altra sono spesso immagini in un certo senso sacrificate. Come sappiamo, molte delle ricerche e delle indagini di Basilico erano commissionate o per incarichi istituzionali o per incarichi professionali. È vero che Gabriele poi spesso insisteva nella ricerca che prendeva origine da questi incarichi, ampliandola, come è successo ad esempio con i porti e con altre avventure tipo Beirut. È altrettanto vero che una volta raccolto il materiale, ordinato il materiale prodotto, spesso per onorare il contratto con la committenza, molti delle opere prodotte venivano appunto sacrificate in senso buono, perché poi di queste anche nella mostra ce ne sono diverse che sono poi state riprese e proposte in mostra piuttosto che in altre pubblicazioni.